Quando giocavo con i miei cugini sapevo che era una passione proprio forte e quindi ho voluto coltivarla. Poi c'è stato che hanno creato la squadra di calcio femminile, allora mi sono buttato, ho detto perché no? Perché non trasformare quello che era fino al giorno prima nel mio giardino, trasformarlo, condividere la passione con le mie compagne. E quindi da là è nato un po'. La mia seconda famiglia, per me è una seconda famiglia ed è la cosa più bella, penso che ci sia, volersi bene e condividere le stesse passioni. La passione di Marika Giordano è il calcio ed è una passione che questa giovane attaccante lucana può coltivare grazie anche ai numeri incoraggianti che vanta la Basilicata in materia di calcio femminile. E proprio gli investimenti nel calcio giovanile per la crescita umana e sportiva di ragazze e ragazzi è stato il tema dell'evento organizzato dal Comitato regionale della LND Basilicata con il supporto di ENI, che si è svolto a Pala Velianum di Viggiano con un ospite d'eccezione, la CT della Nazionale di Calcio Femminile, Milena Bertolini. Una grande emozione quella di oggi. Sì, certamente, una grande emozione, soprattutto perché vederla in TV e vederla qua oggi. Ti lascia molto, soprattutto per le bambine più piccole di noi che sono ancora più spronate a fare quello che gli piace fare. Abbiamo intervistato un attaccante, una giovanissima attaccante prima, e ha detto: "Non sono stata io a scegliere il calcio, è stato il calcio a scegliere me". Questa ragazza è qui, si chiama Marika, e ha detto che voleva conoscerla e soprattutto ha il desiderio dell'autografo sulla mano. Assolutamente sì, ma quello che è successo a Marika è successo a tante bambine e a tante ragazze, che spesso è il calcio che sceglie noi e noi che non scegliamo il calcio. Il messaggio da lanciare ai più giovani. Sempre lei ha detto: "Mi fa piacere che il CT della Nazionale sia qui anche per le bambine molto più piccole di me, perché è una legittimazione finalmente del calcio femminile". Sì, la nazionale, le ragazze del mondiale cominciano a essere dei modelli di riferimento per loro, per le bambine e io insomma quando posso faccio il possibile per far conoscere il calcio. Un'ultima cosa, lei in un'intervista ha detto anche il linguaggio è importante, molto importante. Come la dobbiamo chiamare? Mister oppure no? Ma il linguaggio è fondamentale perché poi dà significato ai pensieri, quindi bisogna cominciare a declinare il femminile. Anche se può sembrare strano, e nel mio caso o allenatrice o commissario tecnico. Perfetto, seguiremo il consiglio, la chiameremo sempre così. Grazie. Grazie. Noi siamo entusiasti di questo risultato di oggi, non solo perché la Bertolini è un nome abbastanza noto dopo le ultime vicissitudini nella nazionale, ma anche perché la sua semplicità, il suo modo di fare ci porta una carica anche a noi, non solo ai bambini. Noi sul calcio femminile stiamo investendo molto, le società sono sette, quindi li stiamo incoraggiando, stiamo investendo sui piccoli perché sono il futuro. E la cosa che mi è piaciuta anche della Bartone è il fatto di dire: fateli giocare insieme, così si abituano a una società migliore. Qui ho visto tantissime bambine e bambini assieme e credo che il futuro del calcio passa proprio da lì, dai bambini e le bambine assieme, possibilità di fare calcio. Poi qui a Viggiano non ero mai venuta, ma è un paese con un'impiantistica incredibile.